Heather McPallister. Dagli esami effettuati è risultato positivo ai cannabinoidi il giovane che era alla guida del SUV Lamborghini che ieri, nella zona di Casal Palocco a Roma, si è scontrato con la Smart 4-4 su cui viaggiava il bambino di 5 anni che ha perso la vita mentre la madre e la sorella sono rimaste ferite. Nell'inchiesta aperta in procura a Roma si procede per omicidio stradale e lesioni. Insieme al ragazzo in auto al momento dello scontro erano presenti altri 4 giovani e la loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.